conosce in questo momento. Lionel So, come nella precedente occasione, in vantaggio, attaccato di nuovo da Marilu Pi e in terza posizione, secondo un guipaletto, Orietta Sam. Qui passa un po' prima Marilu Pi su Lionel So e Orietta Sam. Questi i primi tre, in quarta posizione Idolo d'Asti, poi gli altri due. Cali dopo 350 metri. Ripeto, 3-11 precedentemente squalificati non possono partecipare, 4-7-12 non si sono ripresentati per la caduta che li ha coinvolti. Cavalli davanti alle tribune, con Marilu che tira molto nelle mani di Max Regge, passa in 45-2 i primi 600 metri, in seconda posizione rimane Lionel So, all'esterno Nono Vasco, ha superato Orietta Sema, poi Idolo d'Asti e Luminoso Jet. I superstiti 6 vanno a completare il primo chilometro, che Marilu passa in 1-1-5 e si prepara a affrontare la retta di fronte all'arrivo, una avanti a tutti. Marilu in vantaggio, poi la coppia Lionel Exo e il 13 di Nonno Vasco subito alle spalle della Battistrada. Battistrada che completa il 16-7 e il primo chilometro, guida avanti a un agguerrito Nonno Vasco, poi scatta Orietta Sam con passo che a traguardo lontano sembrerebbe superiore. Orietta sfonda ai 400 metri conclusivi e cerca l'isolamento che può riuscire. A meno di metà della piegata conclusiva, Orietta Sam ha preso largo vantaggio al resto del gruppo, con Luminoso in terza corsia. Addirittura con Orietta Sam facile al traguardo, anche se il traguardo è 100 metri lontano, nel finale arriva in passerella per Marco Cuzzinati al doppio in giornata, per Orietta Sam che viene a vincere facile, nella volata per il secondo posto a lunghezze, Luminoso Jet precede Nonno Vasco, Idolo d'Asti e gli stanchi Lionel So e Marilu OP. Io ho 1.59.5 sul mio cronometro come i cronometristi, 14.7 per Orietta Sam, i colori della Plaunda Lei, il treno che la guida per Marco Guzzinati, e tanti tanti auguri alla Daniela Nobili che è caduta e ha avuto qualche problema, una gamba e un braccio, speriamo che sia il minimo possibile.